Continuano gli appuntamenti del padiglione 152 della Regione Puglia, la 76esima edizione della Fiera del Levante di Bari, e anche la giornata di giovedì 13 settembre è stata ricca di appuntamenti, convegni e workshop. Il tema del lavoro e dell'internazionalizzazione, i prodotti pugliesi, questi gli argomenti di punta di una giornata clou, dai bandi per il sostegno all'occupazione a quelli per lo start-up di impresa, dalla formazione professionale alla sicurezza sul posto di lavoro. Gli eventi hanno avuto luogo nei diversi spazi del padiglione 152 della Puglia, allestito proprio come un cantiere edilizio, metafora dunque della costruzione delle carriere professionali. Nello spazio conferenze stampa, l'Incipit, la conferenza stampa di presentazione di Madison Expo, la nuova fiera specializzata nel settore del marmo organizzata da Carrara Fiere in collaborazione con Efevens. La prima edizione si svolgerà proprio a Bari l'anno prossimo e con gli interventi di Loredana Capone sono state illustrate alcune delle anticipazioni previste. In concomitanza anche il forum che si è svolto nella sala convegni del padiglione 152 organizzato dal gruppo di European House Ambrosetti sul tema il futuro dell'internazionalizzazione, quali opportunità per le imprese pugliesi, un appuntamento che acquista particolare rilievo a fronte degli importanti risultati raggiunti dalla Puglia per le esportazioni diffusi proprio ieri dall'Istat. Ad aprire i lavori la vicepresidente Loredana Capone e a concludere il presidente Nichi Vendola. Nello spazio dedicato alla conferenza stampa del padiglione 152 della Regione dopo si è parlato di start-up in Puglia, le imprese innovative e operative col bando spin-off e il bando brevetti. E inoltre l'imprenditorialità per scoprire come in Puglia nascono imprese ad alto contenuto innovativo, un vero e proprio talk show. Sempre alle 10 nella sala all'oro del padiglione 10 la conferenza stampa dal titolo Il mercato del lavoro in Puglia, l'analisi dei dati a supporto delle decisioni con i saluti introduttivi del presidente della Regione Puglia e le conclusioni di Elena Gentile, assessore al welfare. Durante l'evento sono stati resi pubblici dati sviluppati da Italia Lavoro sul mercato del lavoro in Puglia, livelli di occupazione, persone alla ricerca di nuova occupazione e ancora numero dei rapporti cessati, trend di sviluppo. Domani, venerdì 14 settembre, il libretto formativo del cittadino al centro degli incontri del servizio formazione professionale, delle sperimentazioni alla messa a regime di uno strumento per la valorizzazione delle competenze e l'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. A seguire i distretti urbani del commercio, il progetto commercio e territorio e la presentazione di un laboratorio di marketing urbano, poi la ricerca attiva del lavoro, come redigere un curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro, la testimonianza di Giacomo Ventolone di Federmanager Puglia. L'Argentina dalla crisi al business, quali opportunità, questo è il convegno al centro del servizio mediterraneo, a seguire il Recruiting Day, l'incontro con Francesco Basile, direttore del personale di Bosch Modugno. Per Puglia sviluppo, strumenti di supporto nazionali e regionali a sostegno dell'autoimpiego, per servizio lavoro e servizi dei centri per l'impiego della Puglia e ancora per servizio ricerca industriale e innovazione nella sala convegni, nuovi percorsi di innovazione per le PMI pugliesi, i corsi di formazione, la tassa automobilistica, l'esperto risponde, i servizi e le offerte di lavoro delle agenzie per il lavoro e ancora il Recruiting Day con l'incontro con Vito Altomare, direttore del personale di Mermec di Monopoli, i servizi e le offerte delle agenzie per il lavoro e la rete dei servizi per il lavoro dei sindacati pugliesi, la CGL e la CISL. A conclusione della giornata i corsi di formazione con l'incontro per gli enti, i corsi di formazione e gli incontri della Regione Puglia con CIFIR e Abigar.